Che praticare sport piace a tutti, questo credo sia assodato. Vi siete però domandati da dove arriva il significato della parola sport, quali sono le sue origini? Bene, in questo video mi piacerebbe parlarvi proprio di questo. Dovete sapere che possiamo essere orgogliosi perché il termine sport arriva ed è nato su suolo italiano. L'origine, infatti, è latina. L'etimo, il significato della parola, deriva da deportare, uscire fuori porta. Di conseguenza, il termine sport, almeno alle sue origini, denotava delle attività che potevano essere svolte unicamente quando si toglievano gli abiti della vita quotidiana e si usciva fuori dalle porte della città, dove le persone non ci potevano vedere e non ci potevano giudicare per quello che stavamo facendo. Quindi indicava delle attività insolite e un po' fuori dall'ordinario. Dovete sapere però che il viaggio di questo termine è stato lungo e travagliato. Infatti, dal suolo italiano scavalca le Alpi e arriva in territorio transalpino. In Francia assume delle connotazioni differenti. Diviene infatti déport o desport, cambiando radicalmente anche il suo significato. Infatti assume una connotazione più ludica, divertente, indicando delle attività di svago, di divertimento e di ricreazione. Questa è solamente una tappa. Infatti, partendo dalla Francia, il termine sport attraversa la Manica e arriva sul territorio anglosassone. Una volta arrivato in Inghilterra, assume la sua forma contemporanea, infatti diventa sport. E come spesso accade, ad ogni passaggio cambia anche il significato. Infatti, in questa fase indica delle attività che possono essere svolte sia individualmente sia in gruppo e che possono anche prevedere una monetizzazione e un aspetto competitivo. Lo sport, come lo conosciamo oggi, ha preso la sua forma in Inghilterra. Assunta la sua forma definitiva, questo termine fa un viaggio ritroso, torna in Francia e assume la connotazione di sportif, prima poi di tornare nel suo paese originario, l'Italia, con il suo significato odierno che tutti conosciamo. Se volete approfondire questo termine e leggere delle interessanti riflessioni a riguardo, vi voglio suggerire due bei libri che parlano di corsa. Uno è scritto dall'amico Claudio Bagnasco ed è Running Sofia, sicuramente lo conoscerete. È un piccolo grande libro, è molto breve ma denso di significato. L'altro è Correre è una filosofia di Gaia De Pascale, una riflessione filosofica ma leggera su che cos'è la corsa e perché corriamo. Ritornando al significato della parola sport, uno degli aspetti più interessanti, o che almeno io trovo più interessanti, riguarda il togliere, il dismettere gli abiti quotidiani, gli abiti di marito, di lavoratore attento, di fidanzato, di padre, gli abiti che normalmente siamo abituati a indossare e i ruoli che siamo soliti indossare per intraprendere un nuovo ruolo, che è quello dello sportivo, del runner, del podista. Cambiando abito, cambiando ruolo, entriamo in un mondo nuovo che ha delle regole differenti, sia vissute da noi stessi, sia viste dalle persone che ci osservano mentre camminiamo o corriamo per la strada. È proprio questo il significato di uscire fuori porta, di deportare. Lo sport in generale e la corsa ci permette di accedere a un nuovo mondo dove ci sono delle regole di giudizio differenti. Se così non fosse, potremmo probabilmente essere considerati un po' particolari, nella migliore delle ipotesi, oppure pazzi. Immaginate, infatti, parlando di basket, se mi mettessi a giocare con una palla a spicchi cercando di fare canestro nei cestini della mia città, che è Monza. Probabilmente tutte le persone che osserverebbero questa scena mi considererebbero un po' fuori di testa. Però, se dovessi fare la stessa cosa in un palazzetto dove sono presenti dei canestri, beh, in quel caso sarebbe tutto normale. Così è anche quando decido di correre. Nel momento in cui mi metto i pantaloncini, una canottiera e le mie scarpette da corsa ed esco a correre per strada, le regole della vita ordinaria vengono meno, vengono messe da parte e si apre un mondo che ha delle regole sue proprie. Quello è l'uscire fuori porta.
e accedere a un mondo di divertimento, di svago, di introspezione e anche di competizione. E per qualcuno, i più fortunati, anche di guadagno. Anche per oggi vi saluto, buone corse e al prossimo video. Ciao a tutti!